Buonasera da Europa TG, sono i romeni e gli italiani, gli europei che emigrano di più. A rendere noto i dati di questa particolare classifica è stato Eurostat, l'ufficio europeo di statistica. Per gli italiani la meta preferita è il Belgio. Sono più di 30 milioni i cittadini stranieri residenti nell'Unione Europea. Di questi 11 milioni si sono spostati da uno Stato membro all'altro, mentre 19 milioni sono extracomunitari. Tra gli stranieri con passaporto europeo circa 1 milione 300 mila sono italiani, secondi soltanto ai romeni. La meta preferita dai nostri connazionali è il Belgio, dove risiede ben il 17,2% degli emigrati. In generale, comunque, la comunità straniera più numerosa in Europa è di gran lunga quella turca, che conta quasi 2 milioni e mezzo di cittadini. Lo Stato che ospita più stranieri è sempre la Germania, oltre 7 milioni, seguita da Spagna e Regno Unito. L'Italia conta invece 3 milioni e mezzo di stranieri. Il gruppo più consistente è costituito dai 625.000 romeni, seguono 400.000 albanesi e 360.000 marocchini. È finita la guerra a suon di multe tra Commissione Europea e Microsoft. Il colosso informatico si è impegnato a garantire la scelta libera del browser d'accesso ad Internet, consentendo ai produttori e agli utenti europei di disinstallare Internet Explorer, che fino ad oggi era invece il software predefinito per esplorare la rete. Italiani primi della classe in quanto a europeismo, a dirlo una ricerca sui problemi della cittadinanza europea. Secondo i risultati di questo studio, rispetto ai tedeschi, francesi e britannici, gli italiani hanno più fiducia nell'Europa, sono più favorevoli all'ingresso della Turchia e a una politica dell'immigrazione comune. Il Consiglio europeo dei ministri della pesca dà il via alla nuova ripartizione delle quote sul tonno rosso, che prevede una riduzione di circa il 30% del pescato. Da Bruxelles partirà quindi una verifica per assicurare un miglior utilizzo degli strumenti finanziari per limitare l'impatto economico sul settore. I pescatori di tonno europei potranno pescare nel 2010 complessivamente 7.113 tonnellate di tonno rosso. Gli alberi di Parigi sarebbero in grave pericolo. A lanciare l'allarme è stato il gruppo dei Verdi francesi, che denunciano un piano che nel 2010 abbatterà per malattia o vecchiaia la metà degli alberi della capitale, e tutto questo senza rimpiazzarli per mancanza di soldi. Secondo il quotidiano Le Parisienne, il bilancio votato quest'anno infatti è di circa 2,2 milioni di euro e non è sufficiente per ripiantare ogni albero rimosso. Gli aggiornamenti al sito europanews.eu.